E buongiorno, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di 5 accessori più uno e che si possono acquistare facilmente, ma che sono realmente utili quando si possiede una moto. Cercheremo di fare una rapida descrizione di quelli che sono i prodotti, quindi di darvi delle indicazioni di quello che sono realmente utili, ma soprattutto sono economici. Bene. Direi quindi di non tergiversare oltre, saliamo subito in sella per parlare di questi prodotti. Benissimo, siamo qui in sella e quindi parleremo dei 5 prodotti più uno che sono molto utili per chi ha la moto. Il primo sicuramente è lo scaldacollo, il classico tubo che si mette, che io in questo momento non indosso perché fa un caldo bestiale, ma che è molto utile soprattutto per le lunghe tratte perché protegge dal freddo, soprattutto in inverno, e ci evita, per chi è debole con la gola, di ammalarsi. Si tratta semplicemente di un tubolare che si infila in testa e di conseguenza protegge tutto il vento che viene quando si è soprattutto in autostrada o comunque a velocità elevate. Stiamo facendo le traiettorie a capo. Il secondo prodotto che invece vi consiglio è il classico passamontagna, che erroneamente si utilizza soltanto d'inverno, ma che in realtà è utilissimo anche d'estate. D'inverno ovviamente viene preso quello semplicemente più pesante, che sia in lana o comunque un materiale termico, insulate, quello che sia, e protegge ovviamente dal freddo, anche perché il casco, per quanto sia chiuso, in realtà consente l'ingresso di tantissima aria. Per quanto riguarda l'estate, invece, il sottocasco aiuta a proteggersi dal sudore. Ci sono i sottocaschi interamente traspiranti e che consentono quindi al sudore di non depositarsi sulla pelle e quindi di conseguenza di mantenersi comunque asciutti durante tutto il viaggio. Il terzo prodotto che invece andremo a vedere ora è il classico borsello da gamba. Io attualmente ne posseggo uno della Givi, ma in realtà ci sono tantissime marche e tantissimi modelli più o meno grandi che consentono, per la loro comodità, di stipare dentro tutti quelli che sono gli accessori che non vogliamo lasciare sulla moto e che magari vogliamo portare sempre con noi. Può essere per esempio il portafoglio, le classiche sigarette per chi fuma, o anche i documenti della moto per non lasciarli sulla moto e quindi nel sottosella. Comodissimo soprattutto perché ci consente di mantenere sempre con noi tutto il necessario a portata di mano. Sconsiglio ovviamente di metterci dentro il cellulare, c'è chi ce lo mette, ma direi di evitare di metterlo per il semplice fatto che in caso di scivolata si rischia di rompere il cellulare e quindi di rimanere senza la possibilità di chiamare i soccorsi. Il terzo prodotto invece è il classico spray per pulire la visiera del casco, davvero davvero fondamentale e utilissimo, soprattutto se si fa strage di fauna durante tutti i percorsi. Attualmente io mi sono trovato molto bene con questo prodotto e devo dire la verità, mi dura tantissimo, anche perché se ne spruzza veramente poco. Di base ho travasato il prodotto all'interno di un contenitore ancora più piccolo che utilizzavo per classico spray per sanificare le mani e ce l'ho sempre nella borsa serbatoio. Come funziona questo prodotto? Beh, semplicemente si prende la visiera del casco, anche attaccata al casco non è un problema perché poi in realtà io alle volte lo spruzzo anche su tutto il casco. Si spruzza lungo tutta la visiera e in parti dove ci sono i classici moscerini infilati ovunque, e dopodiché si lascia agire per pochi minuti. Si toglie via poi con un panno in microfibra e quindi il casco risulta poi pulito. Consideriamo di evitate di utilizzare panni diversi da quelli in microfibra perché rischiate di rigare la visiera del casco e di graffiare anche la grafica del casco se lo mettete anche un po' sul casco per togliere i classici moscerini che si incastrano sopra. Davvero davvero un prodotto salvavita. Abbiamo poi
il quarto prodotto, ovvero il sanificante per il casco, perché attenzione, il casco va sanificato. Noi ci facciamo, soprattutto d'estate, delle sudate immonde all'interno del casco e quindi di conseguenza tutti i batteri si depositano all'interno del casco, ma soprattutto dopo un po' puzza. C'è la possibilità invece di evitare di lavarlo completamente, quindi di sanificarlo all'interno con questo prodotto che io ho acquistato e devo dire la verità, mi sta durando un'eternità, nonostante io lo utilizzi ogni 2-3 uscite, soprattutto d'estate, e devo dire la verità, fa il suo lavoro. Di base come funziona? Si spruzza all'interno del casco, non è necessario rimuovere tutta l'imbottitura all'interno della calotta, quindi da questo punto di vista è comodissimo, non danneggia il chi ha l'interfono, quindi tutti i fili che passano per i vari auricolari, i microfoni e compagnia, quindi anche per i motovlogger, davvero utilissimo. E si leva via con un panno asciutto, toglie anche i cattivi odori e lascia l'imbottitura del casco perfettamente sanificata. L'ultimo prodotto che invece andiamo a vedere, quindi un bonus, ma in realtà è un prodotto che chi non lo usa sbaglia tantissimo in moto, è il classico grasso catena. Io utilizzo il classico prodotto VD40, ma in realtà ci sono anche diverse altre marche che sono valide, ovvero Motul e altri prodotti simili. L'importante è che siano fatti apposta per gli o-ring presenti tra le maglie della catena, anche perché si rischia di rovinarle. Faremo poi un video apposito per quanto riguarda la lubrificazione e la manutenzione della catena, ma di base questi prodotti li trovo veramente utili e soprattutto costano pochissimo, anche perché tra l'altro durano veramente un'eternità. Si possono acquistare sia su Amazon, ma anche su internet, nei negozi specializzati o direttamente negli store fisici. Ormai devo dire che da quando li ho comprati non ne faccio più a meno nel loro utilizzo, perché sono veramente un salvavita, soprattutto lo scaldacollo tubolare e lo spray per pulire il casco, la visiera dalla moto. Spero quindi che questo video vi sia stato utile. Noi ci diamo appuntamento con tutti questi San Pietrini ad un prossimo video. Che goduria questi San Pietrini, io li adoro, sono veramente fantastici nonostante gli ammortizzatori della moto. Quindi io vi do appuntamento ad un prossimo video, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare mi piace se il video vi è piaciuto e di attivare la campanellina così che YouTube vi possa notificare per i nuovi video. Vi ricordo anche di commentare laddove aveste altre soluzioni o altri suggerimenti per altri prodotti da utilizzare per la moto e che soprattutto siano economici, perché noi già spendiamo tantissimi soldi per la benzina. Vi do appuntamento ad un prossimo video e ciao a tutti!